ritornare dopo un po' di tempo a parlare delle cose napoletane, che appunto, cioè, Napoli è una città, anche se il nostro San Giacomo c'è stato solo 3 anni, però è, diciamo, un punto imprescindibile per riuscire a capire anche qualche aspetto, no, della sua storia, appunto, e soprattutto della sua santità. Infatti, cioè, il discorso su cui mi sono, diciamo, incentrata questi anni di studi e approfondimento è un po' delineare la sua figura attraverso i documenti d'archivio che riguardano i processi di canonizzazione. E, quindi, da quando abbiamo iniziato questa avventura, e infatti ringrazio tutti i membri del Centro Studi presenti, abbiamo, e questo lo dico con certezza, cioè siamo riusciti a dare quindi un po' corpo e forma a, diciamo, una struttura documentare abbastanza lacunosa, perché appunto, a parte, come dire, le biografie note, queste, come dire, interpolazioni documentali sono uscite un po' alla volta, anche perché la storiografia si era un po' arenata agli anni 60. Quindi il merito del Centro Studi è anche questo, come dire, cioè partire dai documenti per... A proposito di digitalizzazione e di dispersioni archivistiche, di storie, di detective vari, volevo dire appunto che una cosa importante che è stata fatta presso il nostro archivio storico della provincia adesso è proprio la digitalizzazione del fondo di San Giacomo, che ovviamente proprio quest'anno con i fondi CEI siamo riusciti ad ottenere questa cosa, perché come molti già sanno, perché l'ho detto varie volte, insomma, sono contributi pubblicati. Presso l'archivio storico della provincia di Napoli sono conservati molti documenti, per esattezza 132, che appartengono all'archivio Ad Corpus, che negli anni da Santa Maria la Nuova, in quello che adesso andrò a dire, si sono accumulati. Varie dispersioni, vari spostamenti, adesso non ricostruisco bene tutto perché sarebbe veramente, diciamo, molto problematico, insomma, descrivere tutti i passaggi. Però attualmente sono conservati presso di noi. Il rotolo che diciamo, è stato digitalizzato, in realtà non proprio digitalizzato, esiste un microfilm in pellicola negli anni 60 da padre Gioacchino D'Andrea. A proposito di conservazione, no, e diciamo, cioè, di durare nel tempo, ovviamente. Il problema è questo: non abbiamo supporti in archivio che possano leggere questo microfilm, quindi speriamo. Sì, perché purtroppo c'è anche questo, insomma, a volte il problema dei supporti, perché si rompono, si deteriorano, eccetera. E quindi noi adesso lo vediamo così come ve lo presento, sperando di passare poi alla digitalizzazione anche di questa unità archivistica. Brevemente, preparando la mostra, perché preparando la mostra? Perché appunto parlando con il nostro Presidente, insomma, Lorenzo del Centro Studi, abbiamo detto, ma visto che Napoli, come dire, parliamo di questo gemellaggio, no? Con Falconara, Montefaldone, tutte le città che hanno visto passare i documenti, i codici di San Giacomo, perché non cerchiamo di ricreare questa sinergia con la città di Napoli? E quindi, visto che Napoli conosce il nostro santo soprattutto per la devozione, perché è una città particolare, questo lo sappiamo, riguardo, come dire, l'attaccamento ai santi e per vari motivi, ma anche perché appunto, insomma, esistono le sue reliquie, poche, no, rispetto a quelle che, insomma, sono costruite qui, però sono rimaste lì. E quindi, insomma, ci piaceva come istituto, come Provincia Francescana, che qui la presento, cercare di creare questa, diciamo, unione nuovamente e creare un evento in tal senso. Ovviamente, essendo il nostro, purtroppo per fortuna, questo non giudico, un archivio di interesse storico, con dichiarazione della sovrintendenza, era impossibile, ma con tutta la buona volontà, era impossibile portare l'originale. Anche se ovviamente ci ho provato, però insomma, i controlli ci sono e noi lavoriamo a stretto contatto con la sovrintendenza, di conseguenza non è stato possibile, ci dobbiamo accontentare delle foto. Diciamo che come esemplare è anche abbastanza unico, diciamo, nel suo genere, e rappresenta, diciamo, la sintesi
del processo di inizio del processo di beatificazione che avviene, come sappiamo, nel 1624, e come dicevo all'inizio, partire dal documento per ricreare un substrato, come dire, storico del contesto in cui è avvenuta la canonizzazione e capire perché è avvenuto in quell'anno e non prima. Cioè, io vi dico insomma in maniera così sintetica quello che un documento ci può dire e come si fa a costruire una figura di un santo attraverso i documenti. Il ruolo dello storico è anche abbastanza, insomma, su queste tematiche molto delicato, perché ovviamente a volte si rischia di cadere o di essere troppo razionali nell'analizzare determinate cose, e questo va detto proprio per l'onestà professionale, no? Riguardo, come dire, i contenuti di questi documenti nel momento in cui si va a vallare la figura del santo. Quello che a noi interessa, insomma, sostanzialmente da questi documenti, visto che si tratta di documenti notarili, no? Poi ci sono le attestazioni notarili, ci sono i testimoni, ci sono tutta una serie di procedure che vengono a costruire questo documento, noi riteniamo che è un documento valido giuridicamente per certificare la storia. Quindi ecco, questo collegamento tra la trasformazione della deduzione e la santità a livello ufficiale. Quindi questa è una breve sintesi di un concetto che sta alla base di tutte queste ricerche d'archivio sui documenti per la canonizzazione, che è un argomento molto particolare che mi affascina in maniera notevole. Poi, essendo mi occupata nel passato anche di studiare i miracoli dal punto di vista giuridico, quindi la certificazione della congregazione dei riti, che valore può avere, no? L'attestazione testimoniale dei miracoli all'interno dei processi di canonizzazione, insomma, sono argomenti molto molto interessanti e li ho trasportati nel contesto dello studio del processo di canonizzazione di San Giacomo. E quindi che cosa ne sta emergendo continuando a fare queste ricerche? Sta emergendo che il momento in cui viene prodotto questo rotolo è un momento storico particolare della città di Napoli, che vive ovviamente, insomma, per la definizione della santità francescana un momento particolare, e San Giacomo diventa un po' un campione, no, di questo substrato storico-politico, perché viene certificata nuovamente la sua importanza come ruolo a contatto con l'istituzione politica, un po' come era stato appunto nel 400 con la Casa Reale. Nello specifico, io ho sintetizzato con questi slide un argomento complesso come avete potuto vedere, vi dico che appunto la data di composizione d'inizio è del 1609, e partiamo dalla registrazione dell'ultimo miracolo presentato in questo documento. Sono 60 articoli, come tutti i documenti di canonizzazione, comunque, che vanno ad essere raccolti per poi essere spostati a Roma nella fase apostolica vera e propria, contiene nella prima parte una parte geografica, sostanzialmente è la descrizione della vita. Anche qui c'è tutta una serie di studi che mettono a confronto le biografie prodotte nei vari processi per capire cosa dice uno, cosa dice l'altro, andare a interpolare. Questa è la sostanza, e con San Giacomo dobbiamo fare questo se vogliamo avere una visione completa delle testimonianze storiche in quel periodo, appunto nel 600, riguardo la sua vita. Le testimonianze dei miracoli riguardano l'ultima parte, insomma, del rotolo, dove sostanzialmente, qui il senso anche di questo intervento, ci sono attestazioni della devozione attraverso le reliquie che sostanzialmente possiamo dire erano presenti presso la cappella dove dedicata dalla sepoltura in poi. Quindi questo rotolo cosa ci racconta? Ci racconta cos'era Santa Maria la Nova nel 1600, dal 1609 al 1624 nello specifico, però nel 600, dal 600 al 700 finché non è stato canonizzato. E ci piace, noi come napoletani, il senso appunto della nostra partecipazione oggi qui è quella di far capire o comunque restituire a Napoli un luogo che è Santa Maria la Nova, che non sempre nel corso della storia francescana e dei conventi dell'osservanza ha avuto questa importanza. Quindi con la presenza del corpo
di San Giacomo, comunque di questa devozione, la chiesa di Santa Maria la Nova era un luogo, diciamo, di venerazione, di partecipazione popolare molto importante. Poi lo vedremo anche dopo con l'intervento di Augusto, e con questi, diciamo, studi stiamo cercando di riformulare quella che era la devozione al corpo in quel periodo attraverso le reliquie. E vi risparmio, diciamo, la storia archivistica del rotolo, diciamo, è giusto per completezza, perché appunto, come si diceva prima, è una storia di spostamenti, dispersione, eccetera, però il rotolo contiene, cioè è stato ricopiato anche in altri documenti che in parte ovviamente stralci, sono presenti all'Archivio Segreto Vaticano, alla Postulazione Generale dei Fatti Minori, e ovviamente questo sembra un po' la sintesi, almeno da una prima, diciamo, analisi che ho fatto io. È stata fatta un'analisi, diciamo, anche una parziale trascrizione da Daniele Capone, che grazie al quale adesso, insomma, possiamo avere anche notizie in più, però va integrato questo studio perché diciamo, mancano dei passaggi. A proposito di digitalizzazione, per esempio, voglio ricordare, e dell'importanza di questi lavori di sinergia e di digitalizzazione dei documenti, anche che i materiali che ho citato presenti presso l'Archivio Diocesano di Napoli, che riguardano la sua beatificazione, sono stati digitalizzati. Quindi anche qui, volendo, si potrebbe fare, come dire, c'è un insieme, comunque una rete, ed è possibile farla, ecco, perché ce ne abbiamo a disposizione. I documenti che sono conservati nel nostro archivio e che riguardano, diciamo, il riconoscimento della sua, diciamo, prima, cioè della sua santità in generale, a parte il rotolo, riguardano documenti, cioè le lettere compulsoriali e le lettere remissoriali. Che cosa sono? Sono delle pergamene, che dopo vi mostrerò brevemente, che sono conservate lì, prima erano presso l'archivio Ad Corpus famoso, cioè a Santa Maria la Nova. Nei vari passaggi, diciamo, e soppressioni dei conventi poi hanno fatto vari giri, adesso per fortuna possiamo conservarli noi. E quindi, a parte il rotolo, documenti che vanno all'integrazione, no, di questo discorso sono queste lettere, queste pergamene che dopo vi mostrerò. E, in realtà, alleggendo, insomma, tra le righe, vabbè, un dato tecnico, il rotolo è lungo 19 metri, quindi anche fisicamente, no? È difficile rifare questo lavoro che Daniele Capone con tanta pazienza ha fatto a suo tempo, però lo rifaremo anche perché è necessario. E lì ci sono citati, ovviamente con valore, diciamo, giuridico, c'è il fatto che presso la tomba, presso il sepolcro, viene reiterato il discorso che erano presenti ovviamente libri, manoscritti, lettere, bolle, tutto questo patrimonio che poi nelle varie fasi del processo, che purtroppo è stato lungo, hanno avuto, e poi l'ASIC si insegna che, insomma, ha cercato di fare una ricostruzione e su quella noi ci basiamo per riproporlo. Ho dato un volto, ovviamente, per rendere un po' più sciolto, insomma, questo intervento abbastanza tecnico, ai protagonisti di questa avventura, no, del riconoscimento della beatificazione, che sono citati in queste bolle di cui vi dicevo, le lettere compulsoriali. Vi ho portato, dopo vi farò vedere uno straccio di questa lettera, comunque sono Filippo III, del Cattolico di Spagna, il promotore della fede Giovanni Battista Spada, il procuratore della causa di beatificazione Marco Antonio Capocasso dei Grassi, il copista, che dopo vedremo la sua firma, Giovanni Paolo Lucanzio Canzio, e il cardinale, vi sintetizzo, Ottavio Acquaviva d'Aragona. Ovviamente altri testimoni importantissimi, vabbè, vari cardinali che sono elencati in formulari lunghissimi, e ve li risparmio, il popolo napoletano e i testimoni dei miracoli. È lì che si crea, come dire, cioè la devozione, perché in realtà cos'era Santa Maria la Nova all'epoca? Ecco, c'è scritto anche nel rotolo, dopo appunto vi faccio vedere qualche passo, qualche straccio. Era un luogo di venerazione, e nel rotolo appunto c'è scritto che veniva, insomma, i miracoli avvenivano per l'intercessione delle sue reliquie. C'è scritto che diciamo, venivano presi periodicamente pezzetti delle sue vesti. Quali erano queste vesti? Dopo lo vedremo, a parte il saio, ma anche una veste di seta, che questa veste di seta pure appare e scompare, quando ce ne sono, non ho capito quante ancora devo vedere, però pare che appunto, sì,
venisse portata anche in processione e che qualche volta fosse portata anche in Spagna proprio per questo collegamento con la Casa Reale. Questa che vi faccio vedere è la firma del notario, il signor Antonio Massa, proprietario apostolico, che questa non è, io non vi ho fatto la foto della firma del rotolo perché è impossibile srotolarlo tutto, però è lo stesso questo fiorellino che vedete presente sulla lettera compulsoriale che custodiamo, e quindi vi ho portato questo per far vedere insomma la sua attestazione notarile. E allora, nel rotolo, come vi dicevo, sono presenti le descrizioni di tutti i miracoli che insomma sono stati riconosciuti, e la cosa interessante è che non riguardano, a differenza diciamo delle dita del venaggio, la parte diciamo di vita, ma dopo, ovviamente, che da partire dal 1585 al 1606. Io perché ci tengo a sottolineare questo? Perché studiando, come dire, il valore storico, tra virgolette, del miracolo nel substrato antropologico napoletano della santità è importantissimo, perché questo è un, come dire, un filone di ricerca che diciamo da Salman in poi, da Giulio Sodano in poi, cioè abbiamo, come dire, noi studiosi di cose napoletane, cerchiamo di studiare fin, come dire, nel profondo, cioè come era il substrato sociale, perché si verificavano quel tipo di miracoli piuttosto che altri, no? Quindi perché è noto che, diciamo, come in tutti come dire, standard, no? Agiografici, ci fossero, come dire, delle descrizioni dei miracoli abbastanza comuni, quindi guarigioni, febbri, malattie. Dalle nostre parti cadevano molto da palazzi, non so, terzo, non, questo è molto, sì, per esempio cadute da balconi, no? E anche San Giacomo questo. Però la cosa interessante, cioè, nel caso specifico, cioè io ho cercato comunque di sottolineare, di registrare dei miracoli un po' più particolari, no? Che diciamo hanno, cioè, hanno fatto in modo che la figura di San Giacomo fosse un po' più particolare. Tipo, vi cito insomma, il miracolo della croce presso diciamo, il monastero francescano a Ragusa, non so se questo lo conoscete, sì, anche questo, però è interessante per andare un po' oltre. Poi ovviamente i miracoli collegati alle partorienti, e poi anche per attestare il fatto che la nobiltà napoletana insomma, era molto legata alla figura di San Giacomo, la protezione diciamo, di alcune casate napoletane che invocavano spesso San Giacomo qualora erano diciamo, attaccati da briganti o rapine varie. E questo diciamo, un po' è la sintesi, diciamo, il rotolo è la sintesi di questo spaccato, no? Del periodo, di quel periodo. E, quindi le guarigioni, e quello che mi interessa insomma sottolineare è il fatto che venivano diciamo, depositati presso il sepolcro vari oggetti di vario tipo, tavolette votive, immagini di cera e quindi ornamenti, suppellettili, eccetera. E anche qui stiamo cercando di fare una ricostruzione proprio di quegli oggetti con l'aiuto di appunto storici dell'arte, anche perché vabbè, questo rientra in un progetto della diocesi che guarda il censimento di beni mobili delle nostre chiese napoletane, quindi un lavoro infinito, però anche qui dispersioni di vario genere, però tante volte ci si riesce insomma a ricreare, anche perché con la buona volontà e la passione, no? di che alcuni di noi ci mettono come una vocazione. E quindi in questo caso, come vedremo dopo con il collega, si riesce comunque anche a vedere visivamente come poteva essere all'epoca questa santità attraverso l'oggetto, che è una cosa molto, e poi il senso della mostra che noi appunto stiamo cercando di organizzare, sperando appunto di riuscirci, ma penso di sì, tutta questione di volontà. E, per diciamo, testimoniare storicamente, no? Il fatto di questi voti, di queste suppellette, eccetera, presso l'archivio, nel fondo di San Giacomo, quello di cui sopra digitalizzato, sono conservati documenti che attestano, no, questa costruzione della devozione, mi passi il termine, costruzione perché così, cioè non è un fatto solo, come dire, spontaneo del popolo. È sempre perché dietro, cioè quella è una cosa, e ci piacciono i voti, ci piacciono le offerte, ci piace tutto questo.
stesso, però i documenti, come vedete, attestano che in quel periodo avvenivano queste donazioni e c'era un movimento di denaro incredibile, perché costruire, anche in questo caso, storicamente un santo, significava muovere somme di denaro, e è tuttora così. Io poi mi occupo di santità, nello specifico al Cantarino, perché siamo anche sede della vicecostruzione francescana, quindi so che le raccolte di soldi per la santificazione sono necessarie, e questo avveniva anche in quel periodo. Questo per esempio è un documento del 1650 che attesta questa somma di 10 ducati data al sindaco apostolico del convento di Santa Maria la Nova per regalia di capponi e zuccheri agli ufficiali che portano avanti la causa di canonizzazione, quindi in questo caso è una donazione. Nel caso successivo che vi rappresento, nel 1661, un documento di quell'anno, questa è un'altra cosa importante, per esempio, un altro collegamento di questi pezzetti di storia di San Giacomo sparsi per tutti i nostri archivi. Presso l'archivio del, per esempio, del Banco dello Spirito Santo a Napoli, noi che diciamo anche la Fondazione Banco di Napoli, perché questo è uno spunto che io do e che spero di poter, come dire, portare avanti sicuramente con i colleghi della Fondazione. Ma se noi andassimo a ricercare per quel periodo tutte le rimesse di pagamento di donazioni e di cose che venivano fatte nella cappella di San Giacomo, cioè, troveremo sicuramente delle rimesse di pagamento. In questo caso ne abbiamo una copia che è appunto la somma di 2100 ducati a Fabrizio De Angelis a beneficio della causa di canonizzazione. Quindi anche costruire per ricostruire la storia dei promotori, no? Che davano proprio soldi materialmente per la santità. Quest'altro invece sempre riguarda i documenti del Banco dello Spirito Santo per la costruzione di un paliotto d'argento fatto dall'orefice Gennaro Monti. Dopo parleremo di paliotti, noi non sappiamo questo paliotto se c'è ancora, dov'è, però probabilmente la soppressione ovviamente come ha provocato disastri per l'archivio ad corpus, spostandolo ovviamente da Santa Maria la Nova in varie congregazioni, no? Come la congregazione dei Bianchi della Giustizia che ci tenevo dopo, eccetera, molte volte venivano anche fusi per fare cose, però i documenti ci dicono che c'erano, quindi, e si muovevano solita. C'era anche un'economia, come dire, dietro a queste cose. E questo, vabbè, sono altri documenti in copia, quindi l'originale sta presso la Fondazione del Banco di Napoli. Brevemente, non so quanto tempo, 5 minuti, ho finito. Quali sono le reliquie che all'interno del rotolo remissoriale sono citate? Cingolo, il berrettino, il calice, la veste di seta, famosissima veste di seta, vi leggo insomma uno straccio, con la quale ogni anno si suole rivestire il corpo del beato nella chiesa di Santa Maria la Nova, che di solito si suole dividere in particelle e si concedono a coloro che la richiedono. Questo va ben noto perché è una prassi, no? Di usare i sai, però la cosa interessante è che questa veste di seta era già almeno fino al 1700 quella che stava sul corpo. Questa è la pergamena, la lettera di cui parlavo prima del compulsoriale, sono due, sono simili ma riguardano due fasi diverse, diciamo, del processo, ed è fortunatamente diciamo, si è conservato il sigillo del cardinale Domenico Pinelli, e questo è, diciamo, la conserviamo. Sono le varie fasi del processo tra 1608 e 1609 per l'intercessione di Filippo III, di cui dicevo prima. E in chiusura, il collegamento poi tra Santa Maria la Nova come costruzione della rivoluzione e il passaggio alla canonizzazione vera e propria, cioè un abisso, no? Tra quello che è successo nel 300 e poi dopo con la canonizzazione vera e propria, perché ci sono stati una serie di problemini, lo sappiamo tutti, sulla questione del desanguine, però questo è attestato anche all'interno degli affreschi, comunque delle raffigurazioni pittoriche e artistiche all'interno di Santa Maria la Nova. Ho sintetizzato con questa slide due passaggi, uno critico e uno un po' più positivo, che riguarda i festeggiamenti che si sono fatti nel 1729, 3 anni dopo, perché la chiesa era in ristrutturazione, a favore, no, per festeggiare la canonizzazione di San Giacomo assieme a quella di Francesco Solano e Maria da Cortona.
La chiesa ovviamente si è abbellita di paraventi di ogni ordine e grado, anche perché Santa Maria della Nuova rappresenta il barocco, quindi comunque si facevano queste cose, processioni varie. Però la cosa interessante è questa moneta. Io ho registrato, e studiando il rotolo, poi dopo i vari documenti aggregati, no, a questa storia, la disputa che è stata registrata nel Trionfo della Fede, che è, diciamo, la cronaca di quegli anni, di Bonaventura da Marano, di questo libello, di una, della, cioè, che viene riportata la disputa su De Sanguine, perché in una lunetta del chiostro è rappresentato, come potete vedere, l'avvenimento del 1462 sull'incontro tra San Giacomo e Pio II sul concetto della disputa, no, del sangue. Lui indica, ovviamente non si vede bene, mi dispiace, però fare le foto a Santa Maria la Nuova è diventato, per vari motivi, un po' difficile, e quindi abbiamo purtroppo questa, diciamo, immagine di bianco e nero. Questa lunetta probabilmente durante i festeggiamenti di cui vi dicevo era stata riproposta su un tessuto, messa nella cappella di fronte. Durante diciamo, una visita di questo domenicano, padre domenicano Nicola Carmelo Falcone, vedendo, diciamo, questa riproduzione ebbe un po' un sussulto, di conseguenza fu fatta togliere. E quindi, insomma, però il discorso rimane aperto, anche perché, diciamo, si è risolto, per fortuna. Però a me piace sottolineare questo aspetto della personalità di San Giacomo. Lui diceva appunto, vedete che fine fate, tutti gli uomini morti a terra, se vi mirate. Però è una cosa che è rimasta e che, diciamo, anche questo per me vuol dire riconoscere un santo. Al di là, come dire, delle dispute storiche che si facevano. Quindi quello che vi dicevo, e vi lascio, insomma, su questo, come sempre mi piace fare spunti di approfondimenti, perché appunto per dare materiale nuovo su cui lavorare, è lo studio proprio di questo fenomeno, no? Di questa cosa che è relativa alla questione del desaguino di questi, e tra questi due documenti, che sono diciamo, le lettere apologetiche dedicate a San Giacomo scritte dal Samuele Panno da Napoli, l'autore, insieme a Bonaventura da Marano del Trionfo della Fede, dove lui scrive in, come dire, in risposta alla Domenicano che aveva fatto togliere questi affreschi, insomma, queste cose relative alla questione di San Giacomo. Quindi studiando questi due testi, che diciamo, nella nostra storiografia mi pare ancora non è stato fatto, possiamo a mio avviso dare un input in più alla storia, quindi, della santità a Napoli, del suo processo. E nel rotolo, come vi ho detto nella prima parte, c'è questa descrizione, no, delle eremissoriale, perché in termini tecnici vuol dire certificazione delle virtù eroiche, no? E quindi tutte le sue virtù, insomma, dove pagasi, eccetera. Io ho sottolineato, secondo me, un aspetto, e così mi piace ricordarlo anche in questa sede, una citazione, come lui diceva appunto, soprattutto nelle ultime ore della sua vita, ricordare la vita dell'uomo sulla terra come appunto milizia sulla terra, cioè nel senso che la vita dell'uomo, cioè milizia è un termine molto interessante perché appunto rievoca un po', no, il ruolo degli osservanti nella società, quindi anche il modo in cui, è vero che è stato trascritto nel 600, però è stato fatto bene, perché si è dato voce alle sue parole, secondo me in maniera molto filologica, ecco. E quindi milizia, cioè la vita dell'uomo sulla terra è una lotta contro Satana, contro i, insomma, contro le tentazioni di ogni ordine e grado, e quindi ricordando, insomma, la descrizione all'interno di questo documento degli ultimi ore della sua vita, vi leggo per chiudere: ottenne ancora il dono delle lacrime e lavò con continue lacrime, non tanto i suoi quanto i peccati dei popoli. Da quelle lacrime, se non si fosse qualche volta astenuto, sarebbe diventato cieco, come egli stesso diceva. Cioè proprio il suo modo di vivere, la sua missione nel mondo. Quindi a livello cieco, con la sofferenza. E questa cosa poi è un punto, perché diciamo, è una... non credo sia solo un modo per riconoscere un prototipo di santità osservanti, se poi sappiamo, insomma, ci sono vari studi in corso, però io credo, perché essendo un santo per me napoletano, nel senso che rimane, no, un po' nel nostro cuore, e lavorando a contatto con documenti posti del 700
riguardano un po' la trasformazione della santità di Arcantalini, io ci vedo molte affinità. Quindi penso che sia veramente un campione di santità, nel senso, come dire, rigenerato del termine, e questi documenti lo possono attestare. Quindi vi lascio così, sperando di avervi dato, come dire, delle notizie un po', come dire, che vanno un po' a ci danno lo spunto per andare avanti, no, nella ricerca, cosa che è sempre auspicabile.